Ma secondo te questo annullamento quando si fa? Perché mi sa che noi abbiamo amici in zona. Il loro fato è deciso, amico mio. Ma per la mia fede e devozione, quel medesimo Dio ha promesso a me tutta questa terra. Dalle alture del Golan nel nord fino al Sinai nel sud. Dal fiume Giordano fino al grande mare. Questa è tutta terra tua. Per tutta l'eternità. Ma pare che Dio si sia scordato di dirlo agli altri. Così siamo in guerra tipo un giorno sì e uno no. No, scusa. Io e la mia tribù abbiamo sconfitto i nostri nemici con la potente mano di Dio. Benedetto sia il suo nome. Benedetto sia il suo nome. Gloria alla sua misericordia. Delle sue grazie. E quindi in segno del mio sacro patto con l'unico vero Dio, in questo giorno io circonciderò la carne del mio pene. E del tuo. E del tuo. E del tuo. E di ogni maschio che dimori da queste parti. Scusami, non so che cosa vuoi dire. Che afferreremo il prepuzio del nostro pene e da esso taglieremo tutta la carne superflua. Amen. Io non ho niente di superfluo. Non ci potremmo bucare le orecchie, magari? No. Così è stato scritto e così sarà fatto. Fammi capire, tu stai dicendo che hai troppo uccello e che... Senti, Abby, è stata una giornataccia, abbiamo tutti bevuto un sacco. Questa cosa del prepuzio sembra una buona idea adesso. Ma è meglio se ci dormi sopra. Ce lo possiamo sempre tagliare domani. Ma se lo facciamo adesso, chi è che ce lo riappiccica domani? No, fidatevi, avrà un look molto, molto aerodinamico. Diventerà trendy. Vado a prendere il coltello buono. Aspettatemi qui, torno subito a tagliarvi il pene. No, non tutto intero. Sia chiaro, solo la punta. E dopo ci facciamo un goccetto e un panettone. Hai un'idea di dove stiamo andando? Sì. Andiamo a Sodoma. Dobbiamo salvare Maya e Ima. Ma quello ha detto che Dio annullerà Sodoma col sacro fuoco. Dio gli ha pure detto di spuntarsi il cazzo.